Do you like chocolate? Yes. Yes. Si chiama Nao, anzi Maranao come è stato simpaticamente ribattezzato, ed è un umanoide di alta robotica che sarà utilizzato come ausilio nella didattica in tutti gli ordini di scuola dell'Istituto Omnicomprensivo Marcelli di Foiano. Partendo quindi dai bambini che frequentano la scuola dell'infanzia sino ad arrivare agli studenti della scuola secondaria. Per quanto riguarda i grandi, dovranno approcciarsi al linguaggio e imparare a programmarlo per poterne esplorare le possibilità di uso nel mondo del lavoro. Ma ci aiuteranno anche a programmarlo per poi utilizzarlo con i compagni di scuola più piccoli. Riteniamo che sia una bella opportunità che diamo ai nostri studenti, certamente è stata una scelta forte. Abbiamo destinato dei fondi che abbiamo ricevuto grazie alla partecipazione ad un bando PON e abbiamo scelto appunto di acquisire accanto ai computer, le LIM, stampanti 3D e quant'altro serve in una scuola che vuole essere tecnologicamente avanzata anche il nostro NAO. Particolare efficacia del piccolo robot è stata riscontrata anche nelle interazioni con alcuni alunni portatori di bisogni educativi speciali. E l'ideale sarebbe di personalizzarlo per il ragazzo BES con bisogni educativi differenziati, per il ragazzo Down, questo è un lavoro di anni, intanto si è iniziato noi, credo i primi. In Toscana sicuramente ci aiuteranno la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, faranno certe lezioni per renderci un pochino autonomi. Now ha fatto solamente da pochi giorni il suo ingresso all'interno dell'Istituto Omnicomprensivo di Foiano, ma è già iniziato un gran lavoro da parte di professori ed ingegneri per programmare il robot. All'interno ha tantissime righe di codice che qualcuno ha scritto per lo studente, però ciò non toglie che non si possa fare solo l'utilizzo dell'icona, ma si possa entrare dentro il codice associato all'icona e trasformarlo per creare nuove icone, quindi nuove potenzialità per il robot.